amici, l'avventura più bella è essere se stessi e con il sorriso si può fare davvero tutto: creatività, emozioni, voglia di migliorare, musica, idee, contenuti e tanti ospiti. Tutto questo è happiness. Buonasera, buonasera, sempre qui in diretta su C100 dagli studi di Open Factory su www.cu.tv e questa è Happiness. Oggi è giovedì 7 marzo e staremo insieme fino alle 23.30 e vado subitissimo a presentare la squadra degli Happiness di questa sera, perché questa sera veramente è un puntatone, siamo in tantissimi e sarà una serata veramente veramente ricca. Più di mille. Ed ecco Manu qui al mio fianco. Ciao, ciao a tutti. Ciao Manu, salutiamo anche il tuo cappello perché non possiamo... Con la voce di Topolino, sì. Caro Manu, come stai? Bene, bene, bene. Sei carico? Sei pronto per questa oggi serata? Si va. Poi bene. Siamo veramente in tanti adesso. Eh sì, e poi questa sera c'è una news. Questa sera di fianco a te c'è una bellissima ragazza che noi conosciamo, tra l'altro. Elisa! Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Benvenuta Eli, fashion blogger, per chi non ti conosce, ma dopo facciamo due chiacchiere come si deve. E la novità di questa sera è che Elisa rimarrà con noi per tutta la puntata. Eh sì, sono molto contenta. Farà le veci di Mirko. Anche e tu sei contento, Marco? Io moltissimo. Per quanto voglio bene a Pedro, che gli voglio veramente tanto ciao bene. Ciao Pedro, ciao. Però... Ciao Pedro, che sei a casa. No, non sei a casa, no. Sei impegnato questa sera, noi ti salutiamo. E vabbè, prima di salutare l'altra parte del tavolo degli speaker, questa sera devo fare un saluto speciale al nostro fantasticissimissimissimo regista Giovanni. Allora ti ricordi anche di me? Certo che mi ricordo di te, questa volta ti ho salutato al primo intervento, quindi... Infatti mi fa strana questa cosa, verrà un metro di neve questa sera. No, speriamo di no, dai. Un rumore di slurp. Hai sentito, Manu? Sì, ho sentito. Ma ti devo trattare bene perché ti mando sempre la scaletta. Guarda, stasera mi faccio anche vedere, visto che mi hai considerato subito. Bene, poi salutiamo Aldo che è lì in regia di fianco a te. Ovviamente il nostro direttore artistico di C100 che è là dietro ed è Carlo. I fotografi Larry e Lucio che sono qui con noi questa sera. E adesso passiamo invece alla parte destra del tavolo degli speaker, la nostra solita personal coach, Lisa. Buonasera, ciao. Siamo prontissimi ad allenarci, Lisa. Te lo dico che è una serata veramente tosta. La nostra Ellie. Ciao Albi, grazie di avermi chiamato anche questa sera, che ne sentiranno delle belle. Eh sì, questa sera poi abbiamo una chicchina più tardi, quindi restate connessi, mi raccomando. E li ho tenuti per ultimi, ma non perché siete gli ultimi, perché siete i primi. Questa sera qui con noi abbiamo i Siamo Solo Noi, quindi Marcello e Antonello. Benvenuti. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Vasco Tribute Band, e dopo ci farete ascoltare live qualcosa, vero? Certo. Bene, allora, per tutti gli amici che sono a casa, ricordiamo come potete rimanere in contatto con noi, sicuramente tramite la chat di cu.tv, quindi se state guardando ovviamente il canale C100, a lato del video c'è la chat, scriveteci, potete contattarci tramite il sito che è www.happinessonair.it, tramite l'hashtag, lo dico io perché so che Manu... Io non lo voglio dire, me lo fanno non sempre lo voglio dire, che è happinessonair su Twitter... anche adesso l'hashtag Happiness on Air c'è anche su Instagram, quindi potete postare le foto, comunque potete trovarci, potete mandarci l'email a happiness.onair@gmail.com e ovviamente tramite le pagine Facebook Happiness on Air e C100 Web TV. Detto ciò, direi entriamo subito nel clima happiness della serata con un brano che si chiama Happiness. Sempre qui in diretta su C100 a Happiness. Bella canzone, già carica per questa sera. Molto 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 bella. Carichissima, io me la sono già ballata tutta. Te la sei già ballata? Occhio, perché il nostro regista, fantasticissimo regista Giovanni, che è la regia questa sera, come tutti i giovedì, ti riprende anche quando tu non lo sai. Quindi consiglio attenta. Guardare sempre il monitor per vedere se siamo ripresi. Ok, grazie Albi per il consiglio. Allora, dato che siamo a Happiness, Manu, cosa facciamo a Happiness noi? Tutti i giovedì sera? Tutti i giovedì diamo un argomento.
Ecco. E poi facciamo una domanda a casa a tutti. Esatto. E quindi vi prego di rispondere, anzi qualcuno fa delle domande. Addirittura ci, addirittura fanno ci stanno già facendo prima. Delle domande. Fantastico. E che cosa ci dicono? Ma allora intanto abbiamo il nostro misterioso Filippo, che c'è sempre. E praticamente Filippo dice: per quanto è bravo Pedro, preferirei che Lisa rimanesse tutte le sere. Eccoci, vedi. Grazie Pedro, Filippo, ciao. Grazie. Ciao Pedro. Ah, io devo fare un saluto importantissimo che non ho ancora fatto, e più che altro devo fare gli auguri. Devo fare gli auguri ad Anna, che è la moglie di Leo, ed è insieme al nostro Stefano Giorgi, presidente di Open Factory, a festeggiare. Quindi ciao Anna e tanti auguri. Ciao. Così, Anna. Ciao. Mi ero dimenticata, però vedi che sono allora, l'argomento della serata. Abbiamo parlato, ovviamente abbiamo degli ospiti che suonano, che quindi cantano. E quindi dalla regia ci dicono di fare una cosa, ed è questa, che bisogna abbassare il volume. Aiuto. Da lì, non lo sa fare, lo faccio io. Io sparisco magicamente. Ce l'abbiamo fatta. E l'argomento della serata è la felicità. Ecco. Per me è vivere di musica. Esatto. Perché alle volte la felicità può essere racchiusa nel note, perché possono comunque farci nascere delle emozioni. Possiamo ascoltare la musica, possiamo comporla, possiamo distenderci quando c'è la musica, e oppure potremo vivere di musica, perché appunto ci sono compositori e chi lo fa di mestiere, chi canta e suona di mestiere. Secondo me arrivi proprio alla felicità davvero quando cominci a vivere di musica. E ascoltando la musica, alle volte, non so se capita anche a te, però può capitare di entrare in un mondo parallelo, in un mondo diverso. Sì. Ci si rilassa talmente tanto. E come sempre, io ho la citazione da Alice nel Paese delle Meraviglie: c'è un posto che non ha eguali sulla terra. Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio, e per fortuna io lo sono. Ovviamente questo è il cappellaio matto. E noi lo diciamo sempre, perché qui a Happiness ci piace dire che le persone devono tirare fuori la loro creatività, essere unici, e a volte quando cerchi di essere unico sei considerato un po' matto. Solo un po'. No, va bene, tirate fuori la vostra pazzia. Sì, la vostra stravaganza ci piace. Ecco, ci piace tantissimo. Allora, qual è la domanda che facciamo a casa invece, Manu? La domanda è: cosa rappresenta per te la musica? Quindi rispondete, dite che cosa vi fa piacere di più della musica, cioè che cosa vi rappresenta, insomma, ecco. E che cos'è per te la musica, Manu? Allora, per me la musica è un modo proprio, come dicevi prima, proprio per distogliermi un attimo dal tempo reale, per partire, andare in un'altra direzione e rilassarmi. Eli? Io dico sempre che è la colonna sonora della mia vita. Wow! Sì, è un po' poetica come definizione, perché alla fine io associo i momenti belli e brutti alle canzoni che ascolto. E quindi riascoltandole torno indietro nel tempo e rivivo certe emozioni, sensazioni. Bellissimo, quindi musica, sensazioni ed emozioni. C'è un'altra citazione che dice: è necessario a volte che il volume della musica superi il rumore dei pensieri. E questa è Janine. Bellissimo. Allora, c'è una cosa importantissima che dobbiamo fare questa sera, e noi abbiamo un fan. È un nostro ascoltatore, Lisa, ma forse te lo ricordi, perché c'era anche quando eravamo nell'altra web radio. Ebbene sì, ebbene, me lo ricordo. Sì. Beh, Filippo ci ha seguito. Davvero? Ci ha seguito, sì, certo. E ce l'abbiamo sempre in chat, su Facebook, nelle mail. Sempre. E ci manda le foto, le happiness foto, perché cari amici a casa, mi raccomando, ricordatevi, noi aspettiamo le vostre happiness foto, ma questa sera noi abbiamo un happiness video. Sì, cioè, che però sera non lo facciamo vedere adesso. Lo facciamo dopo, vedere dopo. Un po' di suspense. Un po' di suspense. Sempre il nostro Filippo, però, la settimana scorsa ci ha raccontato che era in Tanzania e ci stava scrivendo e ci stava seguendo in chat dalla Tanzania. Io questo non lo sapevo. Che bello. Bellissima sta cosa. Ieri sera mi è arrivata una email all'email happiness.nair@gmail.com di Filippo, dove ci ha mandato un video con scritto: scoprite dove sono. No. Questa sera. Bellissimo. Caro pubblico, scopriamo dov'è Filippo.
Ecco, adesso io onestamente non ho capito. Nemmeno io. Anche perché ci vorrebbe un Shazam, no? Che fai la foto, non lo esatto, so, qualcosa bene. Capisci dove, poi, dove è rintracciabile piantina. Filippo. Ma ha scritto col pensiero che non l'ho visto. È bello. Beh, pensa sì, che lui sì. si è messo lì, ha scritto, ha fatto questo disegno e l'ha pure ripreso. Filippo, bravissimo, guarda, Filippo, bravo. Sei il nostro idolo. Quindi, cosa facciamo? Amici a casa, se scoprite dov'è Filippo, noi vi aspettiamo qui in studio per la prossima puntata. Quindi esatto. scriveteci secondo voi dov'è Filippo. E portatecelo anche. E portatecelo anche magari. Dobbiamo ancora vederlo Filippo. Esatto, è già collegato tra l'altro? Sì, 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 è sì. certo, eccolo. Sì, sì, e Filippo dice brava, va. Ciao Filippo. Ride, no. ride Filippo. Ride. Allora, ci ascoltiamo una canzone, stiamo sorridendo. Cosa di meglio c'è se non Smile di Avril Lavigne? Sono le ore 21:54 in Italia. In Italia siamo a Happiness su 600 www.cu.tv negli studi di Open Factory. Lo dico perché bisogna sì, dirlo. Siamo dirlo. Qua siamo, nel però. Nostro skyline di 100. Bisogna bellissimo. Dirlo perché noi da qui guardiamo il mondo ed il mondo da fuori ci guarda e ci sta. Sentimo. Stasera sono bellissimo. Sono ispirata. Ispirata. Sì. Allora, dato che noi come sempre lanciamo un argomento, abbiamo anche Lisa, un altro momento importante qui a Happiness, che non so se te lo ricordi. Noi parliamo di Facebook, sì. ma non parliamo di Facebook in generale, noi abbiamo un personaggio che non l'abbiamo creato noi, esiste davvero, si chiama Silvia di Facebook, perché lei vive su Facebook. In provincia di Facebook. In provincia di Facebook. Via Facebook. Esatto, però ci dà sempre degli spunti interessanti, sì. quindi noi la copiamo e le rubiamo, però abbiamo ovviamente i suoi post in licenza, sì, le sì, cose sì. che scrive. Lei ci concede. Sì, sì, si concede. Si concede. E devo dire che Silvia è sempre molto originale, soprattutto ha tre argomenti in particolare, che sono la cucina. Il frigorifero, diciamo, più che altro. Il frigorifero della cucina. Esatto, ecco, okay. ha un rapporto strano con la cucina. Infatti, oggi io aprirei con questa sua bellissima frase che dice: amore, vuoi il caffè a letto? Dormi in cucina. Direttamente la macchinetta del caffè sul comodino. Cioè, comoda tremendo. Però, anche perché prima di svegliarsi il caffè, cioè prima di alzarsi il caffè sarebbe fantastico. È top, assolutamente. E poi come argomento sempre si butta un pochino sul sociale, quindi sempre. E questa citazione dice: oggi vorrei cambiare il mondo, ma non trovo lo scontrino. Che di sti tempi anche, è abbastanza azzeccato. Ai, esatto. Anche perché il mondo è caro, Silvia, quindi. Però vedo che Silvia, insomma, affronta anche tematiche amorose, no? Sì, sì, lei ha un rapporto strano con l'amore. Infatti una citazione sua dice: l'amore è cieco, l'amicizia chiude i suoi occhi. Ecco. Cosa vorrà dire? Quell'altro, Poi lascia sempre questi puntini che sono a libera interpretazione. Sfogo alla fantasia. Esatto. E poi, vabbè, Manu. Io citerei anche quest'altra, sempre sul sociale, sempre sui rapporti, un pochino questa altra citazione. Sull'intorto, diciamolo. Ecco. Sull'intorto. Sull'intorto. Ecco, sull'intorto. Quando ci vuole la sua parola, ci vuole voce la sua parola. Voce del verbo intortare. Però l'iPhone la riconosce. Anche Siri. Ecco, vedi? Sì. Dai, e insomma, lei dice: ci scambiamo il numero di telefono. No, grazie, mi trovo bene con il mio. Però può essere in ironia sottile, diciamo un po'. Ma ci piace Silvia. Infatti prima o poi ce l'avremo in Skype con una telefonata e deve venire qua. Me l'ha promesso, per cui quando riesce bene. Sarà qua ospite di Happiness. E poi so che ce n'è un'altra, cara Eli. Che ti piaceva? Sì, sì, una citazione di Silvia dice: non sto zitta se ho torto, figuriamoci se ho ragione. Grandissimo, Silvia. Mi associo a questa frase perché anche io faccio così, Allora, però a volte poi la Silvia diventa anche profonda e ci dice: siamo portati a vivere la fine di un qualcosa come un dramma, iniziamo a viverla come un'opportunità.
questa ci voleva la settimana scorsa, che avevamo il tema inerente, però comunque la Silvia è sempre anche molto happiness nei suoi post. E ne dice anche un'altra, sempre carina, ma sullo stesso genere: invece di piangere sul latte versato, ridiamo su quello già bevuto. E insomma, siamo contenti di ciò che abbiamo. E proprio per questo, adesso, per essere contenti di ciò che abbiamo, è il momento importante. E ci guardiamo il primissimo happiness video che ci hanno mandato, e ovviamente ce l'ha mandato Filippo. Che momento happiness! Bellissimo, è proprio bello sto video, mi piace un mucchio. È proprio bello, e poi con questa musica così soft, rilassante. Così, cavolo, Filippo. Grazie. E poi che bello, have a sense of wonder. Cioè, mantenere il senso della meraviglia nella vita, ma è spettacolare. No, è bellissimo, è veramente bello. Rimanere, incuriosirsi, esatto. Avere sempre voglia di sorprendersi, bellissimo. E di scoprire cose nuove, vero? Esatto. E want what you have. Cerchiamo di volere o di desiderare ciò che abbiamo. Bellissimo. Filippo, veramente grazie. Speriamo che i nostri amici a casa abbiano voglia di imitarti, e quindi noi aspettiamo i vostri happiness video. Vi ricordiamo l'email happiness.onair@gmail.com, oppure sulla pagina Facebook di Happiness On Air, così potete anche condividerli, poi dopo noi li faremo andare in trasmissione. Volevo rubarti un secondo per fare due saluti. Assolutamente. Salutare sì. Francesca. Ciao Franci. Ciao Franci. Colgo l'occasione per salutare anche Tiziana. Ciao Tizi, un bacio. E salutare anche Sara, che ha detto che il video è molto 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 bello, gli è piaciuto tantissimo. Bene, Filippo, noi ti vogliamo in trasmissione. Albi. Sì. Io so dov'è. Tu sai dov'è, Filippo? Sì, allora intanto ti mando... Aspetta, che adesso ci mettiamo d'accordo in regia. Ti mando quello, un pezzo del video che lui ci ha mandato. Mettilo pure tutto schermo.
Sì. E c'è scritto: io sono qui. Ah, vedi? Non avevo visto. No, però perché è scritto in piccolo, c'è, piccolo. C'è il punto interrogativo. Fatto... Aspetta. Io che sono un curiosone, ti posso dire che lui adesso sono le 2:02 di venerdì 8 marzo. Sta piovendo, non c'è vento. Vedi che ho già trovato dov'è. Certo, beccato Filippo. No. No, ce l'aveva detto lui e io non me ne ero accorta. Ma va bene così. Era Filippo, per fare un po' di suspense. Ma viaggi un sacco Filippo. Infatti noi vorremmo scoprire che lavoro fa. Sei Filippo. Un uomo itinerante. Questa sera ce lo dici? È un uomo Filippo? Di mondo, Filippo. Ci sto lavorando. Ah, ci stai lavorando. Adesso trovo, vedo. Hai già mandato delle spie? Fantastico, Giovanni. Abbiamo Google Earth che... direttamente lo spiamo. Perché spiando. Noi siamo molto web e molto tecnologici, quindi Filippo, attenzione, noi ti troveremo. Allora, adesso, dato che siamo qui in festa, noi ci ascoltiamo Tea Party di Curly. Sempre qui a Happiness, su C100, in diretta dagli studi di Open Factory. A questo punto, dato che questa sera parliamo di musica, esatto, e abbiamo degli ospiti veramente speciali, super ospiti questa sera, sì, muniti, quindi... muniti di tutto anche, cioè, li vedo belli pronti. Sì, questa sera Happiness facciamo anche qualcosa di diverso, suoneranno live, ah no? Che spettacolo! Allora, questa sera sono qui con noi, Siamo Solo Noi, e quindi io do il benvenuto a Antonello Greco e Marcello Chiumiello. Buonasera! Ciao, che voce, abbiamo già sentito... Ho un po' mal di gola però... Però il timbro, guarda, si capisce benissimo. Davvero? Sì. Ma io suono la chitarra, quindi... Ah sì? Ma sì. Mi sembrava che suonasse lui la chitarra. Antonello Greco la chitarra, dici? Boh, non lo so, fai sentire... Fai sentire qualcosa. Direi che lui la suona, è lui. Quindi abbiamo una voce. No, per niente. No, non si vede mica che suona la chitarra. No, solo un po'. Grazie. Pensavo il fischietto. Avevamo qualche dubbio, ma ce l'hai risolto. Quindi abbiamo una voce e una chitarra veramente toste questa sera. Allora, Marcello, siamo solo noi. Siamo solo noi. Questa band, questa tribute band. Di ovviamente Vasco Rossi che certo. Mi sembra quasi chiaro, diciamo, dal timbro della tua voce. Nasce nel 2009, giusto? Esatto, a giugno del 2009. Ed è importante, giugno 2009, perché tra l'altro ho letto un po' in rete informandomi che in teoria doveva essere costituita solo per una data, è possibile? Esatto. Per un concerto. Esatto. E come mai? Perché mi sono trovato da solo senza la band e quindi conoscevo il batterista Fabio Tomba, che saluto, e gli ho detto: ho bisogno di una band urgentemente, tipo tra un quarto d'ora me la devi formare. Ah caspita, problem solving! Alla mattina ha chiamato tutti... E tutti ci sono stati, quindi fantastico. Abbiamo fatto questa data a Calderara, in piazza, è venuta una bellissima serata, ci siamo trovati bene, e c'era un altro chitarrista che abbiamo sostituito il chitarrista che era Cesare Cavalli, molto bravo anche lui, che lavora ancora con loro e con il gruppo Antera, perché alcuni musicisti sono degli Antera, e abbiamo preso Marco Malaguti che è rimasto con noi e stiamo andando avanti al progetto. E quindi adesso avete la vostra band che alla fine è rimasta costituita e fate i vostri concerti. Tra l'altro uno esatto. L'avete fatto da pochissimo. Sabato, da queste parti. A San Matteo della Decima. E lo diciamo al Pepita. Al Pepita Caffè, come è andata? E ti aspettavo. E lo so che mi aspettavo. E non sei venuta. Ai. Questi argomenti mi non dovevi vuole sempre cazziare. Mi hai detto vengo, però non sei venuta. Hai ragione. Avevamo una canzone da dedicarti, però non l'abbiamo fatta, la faremo stasera. Dai, stasera. Magari. Senti. Sta già iniziando. Era una canzone per te. Cavolo. Senti. E allora, ma non sei venuta, quindi. Vi lascio suonare? Come vuoi, sì. Dai, ascoltiamo. Hai un'altra domanda? Me la fai dopo l'altra domanda? Te la faccio dopo l'altra domanda, ascoltiamo qualcosa. Thank you.
problemi hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi tradire? Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato poi, la sfiga. Mi ha telefonato lei per prima. Non ho saputo dir di no, non sai che storia c'era. Dopo dove vai? Dopo dove vai stasera? Sai che non lo so, bambina. Certo che tu no, non sei la prima. E di certo no, non sei la più serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittar di te, e dopo come facevo a fare senza sé? Meglio che rimani a casa, meglio che non esci stasera, stasera, perché la notte non è più sicura e non è nemmeno più sincera. Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Forse ne soltanto qualcuno più di te, ma di curiosità che non so più cos'è. Bravissimissimissimi! Bravissimi! Super! Sono veramente felice di avervi qua a Happiness. Anche per contentissima. Noi. Ed è da ottobre, novembre che dovevamo ci fare. Ci provavamo a dire, facciamo una serata! Esatto, veramente, pelle d'oca, grazie. Anche per noi, anche per me è così. Perché io so che poi tu ti emozioni sempre quando canti. Sì, mi pento di perché ci sono andato, non dovevo andarci, non dovevo cantare. Ma come? Invece... Ma qual è l'emozione che tu provi, la prima di cantare e quella dopo, subito dopo? Quindi, questo è un domandone. Hai visto? Allora, ogni volta che capita la serata, mi pento. Ma ti penti? E non so il perché, ma è un modo per mettersi in linea, secondo me, con se stessi. Mm-hmm. E dico, ma forse ho sbagliato. Questa è l'ultima, non la faccio mai più. Ah, no. Poi quando arrivo ho gli abbracci, ci abbracciamo con tutto il gruppo ovviamente. Ci sono parole di conforto, di amicizia, di sincerità e lì inizia questa magia che me la lascio scivolare piano piano. Oltretutto non bevo alcol, bevo solo acqua dirlo. Perché voglio viverla tutta, mi deve spaccare. E sono contento perché quando sono alla fine dico no, è già finita, voglio ripartire. Una cosa stranissima. È bellissimo perché tu non vuoi cominciare quasi e poi dopo non vuoi più che finisca. Esatto. Perché la magia poi dilaga nel pubblico. Esatto, è proprio così, molto particolare. Tra l'altro so che comunque ho letto sempre ovviamente in rete perché per me ci la rete e io allora, vi sto spiando, certo. Che comunque come voce che assomiglia a Vasco sei stato tra, cioè sei migliore, insomma la voce più vicina. Beh, la parola migliore è un po' troppo. È una responsabilità. La voce ci assomiglia tanto, però io invito a chi ci sta ascoltando di venirci a sentire. Dico sempre i musicisti sono molto bravi,
Io non sono un verissimo cantante, ho questa voce molto simile, mi piacciono le canzoni di Vasco, puntiamo molto a questa magia serale da stare bene tutti insieme e divertirsi. Ovviamente Vasco è Vasco, chi vuole andarlo a vedere fa benissimo, noi non siamo Vasco, noi siamo solo noi, che è diverso. E tra l'altro siamo solo noi, questa è una curiosità, una chicchina, voi vi chiamate così, però questa canzone non la facciamo. Come mai? È così, è stata una scelta della band, ma arriveremo a farla. Ah sì? Sì. Ah, io ci voglio essere però. Senti, Antonello Greco te la sta. Grazie. Perché sai, noi di solito facciamo così, poi nel live lui fa il primo pezzo e poi facciamo "Siamo solo noi". Poi finisce così. A orecchie asciutte tutto il pubblico. Perché siamo noi e il pubblico, perché nelle nostre serate è importante la gente che ci viene a sentire, che ci segue, perché la serata si fa insieme, ovviamente. Ci si carica e tantissimo. Ci si emoziona. Esatto. E com'è nata questa passione per la musica, per il canto? Io cantavo già tantissimi anni fa nel mitico karaoke che c'era a Fiorello, negli anni che Fiorello lanciò nelle piazze. Io non ascoltavo Vasco, qualcuno mi ha detto "dai, vieni a cantare", così, ma non so fare, mi vergogno perché ho una timidezza un po' particolare. E alla fine, quando ho ascoltato la mia voce, mi sono emozionato. E qualcuno mi ha detto "assomiglia a Vasco", io "chi è?". Come chi è? E il mio cavallo di battaglia era "Vita spiricolata", perché era la canzone che durava più di tutte, 5 minuti di canto e 20 secondi sul palco. Era bellissimo. Era su questo palchetto, pseudo palchetto, nei bar, nei disco pub. E partivo così e diceva "voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così". La sentivo così, "voglio una vita che se ne frega. Che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, oh, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai". E me lo dicevo a me stesso. Sì, ho capito. Anche adesso parlando. Si vede che te la senti. Infatti ti dico un segreto. Nella band, quando dico "oh, di quelle che non dormono mai", questo "oh" è rimasta, infatti se vedi, è rimasta impressa a tutti. E lui è partito. Soprattutto dal bassista Enrico Brazzi, che se la ride, ogni volta che faccio "oh", mi giro dal palco e lui ride. Dico "perché ridi?". Perché dici "oh, oh". E lo dici proprio come la canzone. Oh, oh. No, ma è bellissimo perché io vi avevo già sentito altre volte, ci siamo già incontrati, abbiamo già fatto delle chiacchiere, però tutte le volte che lui suona e tu canti si crea una magia pazzesca, quindi, e più che altro quando tu parli della tua musica ne parli con un amore incredibile, quindi direi che per la serata era perfetto avervi qua, perché la frase è "la felicità per me è vivere di musica". Bello. E quindi mi sembrava la cosa più bella. Ci fate sentire un altro brano oppure? Sì, questo si intitola "Luna per te", una canzone per me molto sentita in un momento particolare della mia vita, e ho trovato Antonello che la suona come se la suonassi, la suona come proprio la voglio io. Tutti i brani, ma questo in particolare. E se ci volete aiutare con il battito delle mani, andiamo a tempo, eh? Andiamo. Questa sera, non lo so, c'è qualcosa nell'aria stasera che non si può spiegare, a meno che non ritorni per forza a parlare
ancora di te. Se tu fossi buona, buona con me, ti porterei la luna a letto con te. E se non ci fosse luna, allora beh, ne inventerei, ne metterei subito una luna per te. La fortuna, la fortuna, la fortuna, quando c'è, aiuta sempre comunque gli audaci, e mica me. Io che c'ho paura, perfino che giorno in testa mi caschi la luna, o di perdere te. Io non sto piangendo, adesso no, sto soltanto dicendo che ti amo. E non ho paura, adesso che, se guardi in alto c'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, luna per te. Che dire, che dire, che dire, ma qui è happiness, chi vi portiamo, cioè. Tra l'altro anche Ellie ha partecipato perché adora, sì. Ma io so anche della nonna, Ellie si sta dimenando in una maniera, esatto. Proprio le abbiamo fatto un le hai fatto un bellissimo regalo questa sera, anche voi mi avete qui. Ci avete fatto un bellissimo regalo ospitarci qua, veramente, anche da parte di tutti, di tutto il resto del gruppo, che voglio dire i nomi, dal batterista Fabio Tomba, al bassista Enrico Brazzi, alle tastiere Daniele Bruno, che salutiamo, ciao Daniele, che... all'altro chitarrista che non è presente, Marco Malaguti, Antonello Greco che è qui con noi e che sta suonando chitarra acustica e elettrica nel live, e poi ci sono io. E ci sei tu, Marcello. Marcello. Beh, veramente. Comunque volevo dire, c'è anche il sito, abbiamo creato il sito internet dove c'è, infatti, anche il fans club che ci si può iscrivere. Si è aggiornati con tutte le date che ci saranno in programma, esatto. Si chiama Siamo Solo Noi. Punto indie sound record.net proprio, e c'è la, c'è da cliccare su fans club, ci si iscrive. Potete mettere la vostra fotino, la vostra fotina più bella che avete, piccola, perché sennò si lamentano che non ci sta, perché il quadratino è un centimetro per un centimetro, solo per quello motivo. Però ci sono delle cose, vi era fatta una tessera, vi viene inviata la tessera, il primo concerto che ci si trova viene timbrata e firmata dalla band, dove si hanno degli sconti sicuramente anche in alcuni negozi, degli sconti nelle serate. Nei locali dove hai la tessera puoi entrare, magari anche la bevuta gratuita, quindi amici a casa, mi raccomando, iscrivetevi subito al fan club, oltre, ne siamo solo noi, esatto, così mi chiama Daniele, ma quanta gente hai fatto dire di... ma no. Oltre che bravi, oltre che bravi, convenienti a questo punto, esatto, esatto, parola giù, convenienti, bravi e convenienti, che oggi insomma fa piacere, esatto, ascoltare ottima musica, in buona compagnia e magari con qualche vantaggio in più. E poi siete anche su Facebook, comunque, quella pagina ufficiale che è Siamo Solo Noi, esatto. Tribute, giusto? Esatto. Perfetto. E eccola, vedi, il nostro regista fantasticissimo Giovanni. È velocissimo, sempre... È veloce. Fa così perché a volte, ecco, mi sono quella scollato. Foto, se vai su dalla pagina all'inizio, la foto che c'è dietro, è stata la seconda serata, dove c'è Vasco e dove ci sono io di fianco, dove si nota un po' la somiglianza di profilo, per caso, ed è stata una serata che abbiamo fatto io e Antonello, è stata la seconda prova dell'acustica, perché noi facciamo anche, siamo le bollicine, perché da Siamo Solo Noi, da questo gruppo frizzante viene fuori una bollicina,
E quindi noi abbiamo un acustico che c'è anche su Facebook, che è Bollicine, Bollicine Acustico. Esatto. Vediamo se la trova velocemente. Non ce la può fare. No, è bravissimo, ce la farà. Dove io e Antonello ovviamente ci esibiamo, che siamo Bollicine live e siamo solo frizzanti. Io e Antonello proprio. E porteremo sempre avanti ovviamente il nome del gruppo Siamo Solo Noi. Certo. Quindi alcuni locali non hanno la possibilità di portare una band e ovviamente cerchiamo di creare questa magia con un'acustica e una voce. Saremo anche a San Giovanni, esatto, ovviamente. Esatto, infatti arrivavo anche lì. Esatto, e poi Bollicine Acustico, eccolo. Vasco Rossi. Perfetto. Abbiamo 85 mi piace, siamo pochi, ma buoni. Che è importante. E sarete a San Giovanni anche perché comunque lo possiamo dire, ormai fate parte del team. Esatto. Del team, esatto, artisti di Sicento, perché come Sicento abbiamo comunque anche un'agenzia di management e quindi collaboreremo insieme in modo molto molto valida questa agenzia, oltretutto possiamo dirlo. Quindi salutiamo Carlo Piccino che la sta portando avanti e quindi ciao Carlo, ciao. Che però è andato a casa. Ciao Carlo e ciao buonanotte. Proprio, ciao. Buonanotte. Allora, e a San Giovanni avremo questa novità, scusami, che abbiamo anche Daniele Bruno, perché abbiamo fatto anche Bella Bologna, se esatto, ti ricordi, certo, che è durata anch'io. Poco anche lì ho detto, perché sono venuto? Tre canzoni, alla terza stavo già bene, dico no è già finita, però quella volta era finita davvero. A San Giovanni in Persiceto faremo sia l'acustico del tributo a Vasco Rossi con Antonello Greco, ma ci sarà insieme a noi Daniele Bruno alle tastiere, dove si esibiranno sia Daniele Bruno che Antonello Greco e faranno il tributo a Dalla. Quindi ne vale veramente la pena di esserci, perché è una cosa confermo particolarissima. E non faremo tre canzoni, faremo due ore insieme, può darsi anch'io che canto qualcosa di Dalla. Quindi, chissà, lasciamo dobbiamo ancora prepararci, noi ci prepariamo poi il giorno prima, mentre cosa facciamo? Questa, va bene. Poi improvvisiamo, perché siamo fatti così. Bello improvvisare. Che è bello così, perché così l'emozione arriva prima. Sì, infatti non facciamo mai le prove, ovviamente ci proviamo. Ma la prova non va bene, andiamo a casa e diciamo qui c'è qualcosa che non va, è meglio che la band si disfi. Poi la sera del concerto, dell'evento, arriviamo, ognuno porta le sue cosine, è molto bello perché ognuno porta le sue sportine di gioia che ha trovato a casa dentro i cassetti, sotto il letto, no? È fantastica perché anch'io vado a casa, prima che io la non porto i problemi, porto le cose belle, nascosto perché siamo anche nella trasmissione giusta, felicità e onestà tra di noi, ci guardiamo, ci abbracciamo, ci diamo dei baci sulle guance e tutto a posto, basta, ognuno è per la sua strada, chi va a fumare una sigaretta, chi si va a prendere il caffè, chi si prepara le sue cosine, tutto bello in ordine, si va a scavare in questa sportina, si tira fuori, guarda Antonello ti ho portato questo, dici guarda ho visto questo, ho portato questo, ma è una cosa immaginaria, ma è fantastica. Poi tiriamo fuori una serata con un spettacolo e diciamo boh, alle prove non c'era mica. Non ma questa loro. Allora è la vostra magia e quindi è bello che la portiate sui palchi e la facciate vivere al vostro pubblico. Esatto, e Antonello dice sempre, non dobbiamo fare le prove, sono distruttive per noi, hai ragione. Dobbiamo improvvisare. Oh. Bravi. Bene, complimenti. Bravi. Chiediamo se avete qualche domanda voi da fare ai nostri amici. Io volevo sapere, volevo chiedervi, voi sapete che ci sono altri gruppi che fanno cover di Vasco? Sì, lo sappiamo, ce ne sono tantissime. Quindi non siete solo voi. No. Ah, non vi avevo avvisato, loro fanno delle domande no, molto... No, va benissimo, bella, perché noi ce la siamo posta questa domanda. Se vai sul nostro sito c'è, che l'ha scritto Daniele Bruno perché l'ha creato lui, ce ne sono tante di band, ma c'è proprio una frase precisa, non so se riesci a me, perché non l'ho scritto io, e ha detto una cosa giusta e vera, il fatto che delle band ce ne sono tante, ma di siamo solo noi. Siete solo voi. Cioè, hai capito? E quindi noi abbiamo avuto questa magia che lui diceva come la cioccolata, ecco, no? Adesso quando, se vai giù ti dico bene come la scritta. Quando assaggi la cioccolata... Non ne puoi più fare, eh? A meno. E quindi... Vedi, siete dice, di voi. Tributi a Vasco ce ne sono dozzine, ma una cosa è certa... Non si legge più, ecco. Certa, ma è certa,
vediamo se riusciamo, perché questa è il bello, questa della, diretta. Certo, esatto. Non facciamo le prove neanche noi. E, e infatti nasce la magia e nasce happiness, dico happiness. Bene. Sì, esatto. Allora dice, ma una cosa è certa, i migliori siamo solo noi. E infatti lo state dimostrando, siete veramente bravi. Bene. Bravi, bravissimi. Io vi faccio un paio di domande. A due addirittura, due. Non una. Una è una curiosità, perché tutti i gruppi di solito hanno un rito, no? Prima di salire sul palco, no? Qual è il vostro? Che ognuno si va a fare gli affari suoi. Vi dissociate per un po' per poi riunirvi sul palco. Esatto, giusto? Esatto. Okay. Un gruppo unito. Perché il segreto esatto. È scaricare al di fuori e non tra di noi le cose che non sono, no, non sono corrette per stare tutti insieme. Ok. Bene, l'altra invece riguarda il tuo look, visto che io sono una blogger, una fashion blogger. Ti chiedo, come ti senti più vicino Vasco con il look? Cerchi comunque di assomigliargli, no? Abbiamo visto con gli occhiali, cappellino, giusto? Come cerchi gli accessori C'è giusti? C'è tanto da dire qua. Dici, dai. Allora, la prima serata che ho fatto con i ragazzi, con la band, siamo solo noi, che addirittura non sapevo neanche i nomi, avevo un foglio a quattro con scritto alla destra la chitarra Antonello Greco, alla sinistra Cesare Cavalli, dietro la batteria Fabio Tomba. Io ero vestito normalissimo, come mi vesto io, e mi hanno sgridato. Ah, ecco. E i fans di quella serata mi hanno detto, c'è solo una cosa, vestiti alla Vasco. E io, mi hanno sgridato. Ma come faccio a vestirmi alla Vasco? E quindi... dopo ho detto sì, ci sto, perché mi vergognavo, nel senso che Vasco è Vasco e io sono io, certo. Nel senso, ma non per una questione lui è meglio o peggio, no, sono di personalità. Due identità, io certo. Sono Marcello, ho una vita, cerco di regalare emozioni nelle serate che facciamo e spero di farcela, perché si sta bene in quel momento, e Vasco ha fatto il suo percorso della sua vita. Poi alla fine abbiamo deciso di fare le felpe con Siamo solo noi e pubblicizzarci dietro. Solamente lui comunque. E come mai? C'è anche la maglietta con nera con Siamo solo noi in giallo, ovviamente. Il cappellino, perché ovviamente non ho più i capelli e quindi vabbè. Un pochetto, poi ci sta il cappello. Gli occhiali, perché così vedo meno la gente che ho di fronte, perché mi vergogno. Okay, per nascondere. Ah, quindi ci sono proprio dei motivi specifici? Sì, però... diciamo i pezzi giusti per però sempre una fan, sempre no? Una felpa, un jeans, sì, certo, una magliettina, il cappellino, così. Però io non volevo e non vorrei ancora farlo, però è giusto farlo. Dai, un pochino ci sta. Sì. I fan lo richiedono, quindi dai, gli accontentate. Bisogna farlo, bisogna farlo. Sì. L'occhio. Bravi. L'occhio anche sì, vuole la sua parte. Comunque, ragazzi, complimenti grazie. Davvero, siamo solo noi. Antonello Greco alla chitarra, una voce strepitosa, Marcello Chiumiello. Io sono felicissima di avervi avuto qui e a Happiness. E adesso, per restare in tema, ci guardiamo un video di qualcuno che suona una chitarra. Sono le ore 22:36 a Happiness. Ci siamo qua. Belli, cioè, in Italia. Però a Happiness. Anche a San Marino anche. Anche lo a San Marino, sì, sì. È vero. E lo diciamo perché siamo una web TV e quindi ovviamente chi ci può anche solo ascoltare o chi ci guarda magari dall'altra parte del mondo, perché siamo web e quindi... Ah, tra parentesi, non lo ricordavo oggi, ma potete seguirci anche sull'iPhone e sull'iPad scaricandovi l'app Puffin Free. Puffin, qualcosa puffin. Del genere, esatto. Un po' muffin, un po' dolcioso, un po' puffy, un po' insomma puffin, così, puffin, però free. Potete Puffin Free e ci potete seguire anche in via mobile, sempre ovviamente su CU.tv, canale numero 4. Bisogna dirlo. Bisogna dire tutte le informazioni, tutte le vie, tutto, così che riuscite a raggiungerci nel migliore dei modi. Abbiamo qualche notizia dal web, ci salutano, ci scrivono, allora. Cosa ci dicono? Ce n'è tantissimi. Tutti i colori. Sono tutti impazziti, fanno tantissimi complimenti.
abbiamo Tiziana, Filippo, Alberto, Valentina, Francesca, tutti. Beh, grazie, ma noi siamo sempre seguitissimi, quindi veramente dobbiamo ringraziare tutti gli amici che a casa ci seguono tutti i giovedì, e il bello è che ci seguono tutta la settimana, perché ci scrivono, ci mandano le foto, quindi davvero grazie da tutti il team di Happiness. Adesso c'è una cosa un po' particolare che, caro Manu, se io ti dico una parola adesso che... mi sto preparando. Preparati per bene. Se mi dici... Harlem Shake. Tu cosa mi rispondi? Harlem Shake. Prova a immaginare. Qualunque cosa ti viene in mente. Ti viene in mente l'Egitto? No. No, non è quello. Allora, l'Harlem Shake è, diciamo, tutto nasce, una moda, secondo me è una moda alla fine, perché è nato tutto da un video fatto da un universitario che studia comunicazione, ed è un video un po' particolare dove per 15 secondi c'è una persona che balla in mezzo a tante altre persone tutte immobili, e poi per altri 15 secondi si muovono gli altri e poi succede il disastro proprio. L'ho già visto. Ed è una di quelle cose virali che però su YouTube e online veramente ha spopolato, perché si sono creati tanti cloni, ma tanti vuol dire milioni, ma tanti vuol dire veramente tanti, e ce l'abbiamo anche noi qui a 600, e l'hanno fatto i nostri amici Porci Comodi, che vanno in onda il lunedì sera alle 21, e adesso ce lo guardiamo. Bellissimo, vi stimo fratelli. Vi stimiamo fratelli. nulla da dire. Beata ignoranza. Sono stati bravi. Così. Bravissimi. L'hanno interpretato, perché poi ognuno lo interpreta un po' a modo suo. Questo, sì, è vero. Questo mood. Albi, questo... lo facciamo anche noi. Facciamolo anche noi, dai, però fashion, dai. Molto fashion. Sì. Tra l'altro, guarda, il video originale, leggevo che su YouTube ha raggiunto 18 milioni di views in pochissimi giorni. E poi, vabbè, dopo ci sono stati tutti gli altri. E addirittura quello che ha superato, diciamo, il clone che ha superato tutti gli altri, è stato fatto da dei nuotatori della Georgia University, e l'hanno fatto sott'acqua. È veramente molto carino. Fantastico. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, perché magari la prossima volta facciamo vedere quello. Perché... Dai, ecco, abbiamo il regista che eccolo. È quello. Eccolo. Wow. Sono quelle cose che tu all'inizio ti chiedi, ma come mai? E poi però dopo ti fai prendere e alla fine ti diverti anche. Guarda, esatto. Cioè, sì, è proprio vero, sono proprio quelle cose che uno fa così,
proprio a ignoranza pura. Esatto, per distrarti. Però sono sempre le migliori. Sono sempre le migliori. E vabbè, adesso invece ci guardiamo un video e ascoltiamo una canzone che è Scream and Shout. Sempre qui a Happiness. Sempre qui. Bentornati. Sempre qui. Bentornati. Allora, cara Eli, sai sì. che da queste parti, nelle ultime puntate, si aggiravano dei loschi figuri. Delle, sì. Vero, Manu? Perché sì. succedeva che Manu e Pedro, che questa sera salutiamo che è a casa, andavano fuori a fumare una sigaretta, a fare un giro, 5 minuti di aria, sì. e al loro posto arrivavano queste persone... delle sì. controfigure. No, proprio dei personaggi veramente loschi con delle parrucche ogni tanto. Sì, sgarbati, infatti gli fai le domande e ti rispondono male. Cioè, proprio... E poi nel nome hanno una parola un po' preoccupante perché è killer. Killer, che cioè... Quindi pericolosi anche. No, sì. Non pericolosissimi, però comunque hanno un lato, secondo me, oscuro, inquietante. E secondo me stanno preparando qualcosa, perché è già due giovedì che non li vedo. O li hai visti tu in giro per i corridoi? Io ho sentito delle persone che mi hanno detto delle altre persone che mi hanno detto delle altre persone che ti hanno detto delle cose che mi ha detto mio cugino. Ah sì, e le sì. diciamo dopo allora. Adesso sì. vediamo chi sono intanto. Proviamo di capire un po' meglio chi sono. Hai visto che caspita. Look? Un po' dark, un po'... non Queen, però. Vabbè. No. Un po', secondo me sì, un po' dark. Un po' dark, sì. Anche la musica è un po' inquietante. Cosa ci dobbiamo aspettare? Questi sono i Coffee and Coffee Killer e alla fine gireranno spesso per questi studi. Così si dice, così si narra sì, in giro. Perché sembra che abbiano deciso loro, ok, di fare una rubrica che si chiamerà Happiness People, di cui però non possiamo dire quasi nulla. No, anche perché si sa veramente poco. Si sa che dovrebbero essere in zona Ferrara, cioè qualcuno l'ha avvistato. Soprattutto domani sera. Domani sera ho sentito delle voci che dicono che domani sera, che è l'8 marzo, le donne devono stare attente, perché sì. ci saranno due Coffee and Coffee Killer in giro. Attenzione donne, cosa può succedere? Non lo sappiamo. Se li avvistate, fate una foto, mandatecela. Esatto, fate la foto ai Coffee Killer domani sera, perché secondo me in molti li vedranno. Sì, so che sono in giro, quindi si faranno vedere, poi si notano quando sono in giro, quindi cioè, so che si fanno notare bene. Bene, intanto qui abbiamo i sottofondi specialissimi di Antonello Greco che sta continuando a suonare qui con noi e ci tiene calda l'atmosfera. E a questo punto, cara Eli, noi ti trasformiamo per un attimo in un ospite, quindi sì. vediamo una clip. Oppala! È questa qua, eccola! Oppala! È la Elisa di The Gummy Sweet. Esatto, eccomi qua. Non ho i capelli viola come nel clip, però... Però abbiamo il fucsia nelle cuffie, c'era esatto. anche il fucsia comunque. Il richiamo ai miei colori preferiti ci esatto. sono. Esatto, e per questo bellissimo ingresso, questa clip che è la tua sigla, ringraziamo sì. webbare.it, che tra l'altro fa parte del team di C100 a livello tecnologico e informatico, ci aiuta tantissimo, soprattutto per i montaggi video, e fa parte anche della redazione di alcuni programmi, per esatto. cui un grazie e un saluto a webbare.it. Ciao webbare. Detto ciò, cara Elisa, che cos'è The Gummy Sweet? Dunque, The Gummy Sweet è il mio blog, quindi è una
un vero e proprio sito web che io utilizzo come un diario online, e lo utilizzo come un contenitore delle mie passioni, delle cose che mi piacciono, in primis la moda, l'abbigliamento e le tendenze. E poi ci metto un po' di tutto, quindi ovviamente la musica, che come ho detto è la mia colonna sonora della vita. Della vita, esatto. E poi ci metto la tecnologia, arte, ispirazioni grafiche, video, un po' di tutto, insomma. Tra l'altro fai delle foto bellissime, perché tu interpreti proprio la vita a modo tuo, con stile. Grazie. Lo posso dire perché veramente fai delle foto che si differenziano con Grazie. Instagram e sempre delle riprese particolari. Guarda, sì. Ecco, questo è il tuo sito. Ecco il mio blog, sì. È un po', sì, diciamo che la grafica si ispira un po' alla piattaforma di Pinterest, quindi è una bacheca dove ci sono le anteprime di tutti i miei post. E quindi, insomma, trovate un po' di tutto. Deve essere una fonte di input, di ispirazione. E questo è molto happiness, perché tu sei riuscita a trasformare, diciamo, questa tua passione comunque in un'attività alla fine, perché... Sì, è praticamente un vero e proprio lavoro. Sì, oltre al tempo, insomma, comunque collaboro con diversi brand. E tramite il mio blog ho avuto modo di approfondire alcune competenze come la fotografia, la grafica, e quindi interfacciarmi con le aziende, con i brand, conoscere anche delle cose tecniche riguardo all'abbigliamento, al confezionamento degli abiti, dei vestiti. E c'è anche la mia, diciamo, professione, perché sono laureata in comunicazione e marketing, diciamolo. Quindi tutto questo, comunque questa voglia di comunicare, sfocia nel mio blog. E sfocia nel web, che comunque effettivamente dà tante, tante opportunità. Sì, per cui sì, creatività, sì. Professionalità, impegno ovviamente. Impegno. E passione. E passione, che è fondamentale. Ecco. Se non avessi avuto la passione non avrei approfondito, quindi... A volte comunque faccio le ore piccolissime, perché... Immaginiamo. Sì, però mi sveglio contenta, perché ho la possibilità di fare tutto questo, che mi dà una grandissima gioia. Bene, allora complimenti per la tua attività, ma io vorrei sapere se ci sono degli eventi appena svolti o che svolgerai, inerenti ovviamente a questo tipo di attività nel mondo del fashion, che ci vuoi raccontare. Sì. Delle pillole... Allora, una pillola importante è per sabato sera, questo sabato, siete tutti invitati in centro a Bologna, c'è la Vogue... Ecco, stiamo vedendo, esatto. Tra l'altro a video... La Beauty in Vogue Night, in collaborazione con Vogue, è il primo evento, è praticamente una notte bianca, dove troverete, vedete la mappa, ecco, le vie in rosso sono tutte le zone interessate, dove troverete i negozi aperti. Ci sono tantissime iniziative, quindi cocktail party, gallerie d'arte aperte, cinema e tanti comunque beauty, tutto quello che ha comunque a che fare con l'abbigliamento e col beauty, perché c'è il Cosmo Prof in questi giorni. E niente, quindi se andate sul sito, cercate Beauty in Vogue Bologna, trovate questa mappa e potete scaricare il PDF con tutte le tappe della serata. Un percorso fashion, un percorso bello. Un percorso fashion, però, che ha un risvolto, diciamo, molto importante, perché verranno venduti dei prodotti limited edition e ricavato andrà per la ricostruzione di Porta Modena di Crevalcore. Certo, ovviamente in seguito al sisma dell'anno scorso. Esatto, immagino. Che è stato il comune della provincia di Bologna più colpito. Vero, quindi sì, a noi piace comunque promuovere, sì, queste cose, perché sì, giustamente si va a lavorare su qualcosa di importante. Esattamente. La ripartenza, diciamo, la ricostruzione. Sì. E poi Eli, invece, di recente mi avevi detto, mi sembra che avevi fatto anche un'altra cosa importante, no? Mi sono sbagliata. Domani, vedi, domani, che c'era qualcosa. Domani sveglia prestissimo, perché il treno mi porterà a Roma per la presentazione italiana, e qui parliamo di tecnologia, del nuovo smartphone di HTC.
Bene. Quindi sarò presente alla presentazione italiana e sono molto contenta. E noi siamo contenti però che stasera sei venuta qui, anche se domattina certo ti devi svegliare così presto. Certo che sì. E poi c'è una grandissima news, invece questa l'anticipo io. Vorrei che venisse qui, se riesce, anche Aldo, che stava affiancando Giovanni in regia. Aldo, vieni, vieni. Aldo, ti aspettiamo qui al tavolo degli speaker. Vieni. Allora, Elisa questa sera è qui con noi perché è entrata a tutti gli effetti a far parte del team di Sicento. Sì. E infatti, insieme ad Aldo, che è qui. Sono molto contenta. Siamo tutti molto happy questa sera. E questo perché tra due settimane inizierà un programma che si chiamerà proprio The Gummy Suite. Esatto. E avrà come protagonisti Elisa e Aldo. Esatto. Io e Aldo ci affiancheremo in un percorso dove parleremo di tendenze, faremo commenti sulle nuove tendenze, non solo nella moda, ma anche in tanti altri settori, quindi accessori, tecnologia, e poi moda, arte, fotografia. Ci stai? Ti piace? Ti piace? Dai, ti gusta? Dai. Bene, e ovviamente musica, ovviamente. Bene. tanta musica. Bene, allora finalmente avremo un programma fashion all'interno del palinsesto di Sicento, ovviamente sempre su www.cu.tv, che inizierà martedì 19 grazie. 19. Dalle 19:15 alle 20:15, dico. Esatto. Bene? Perfetto, bene. Allora, benvenuti nella squadra di Sicento. Grazie. A questo punto, dato che ci siamo addolciti, abbiamo parlato di emozioni con la musica, adesso abbiamo parlato di fashion con The Gummy Suite, adesso, giusto per mantenere la parola suite, ci ascoltiamo Sweet Child O' Mine, The Guns N' Roses. Che sound questa sera! Sì, bello rock, bello tosto, bello vivo. E poi i Guns sono comunque sempre molto, molto belli, devo dire, ad ascoltare. Tu dici che sound? Ci mi hai portato Vasco? Per me possiamo stare qua a fare la trasmissione fino a giovedì prossimo, perché io lo adoro. Lo sapevamo e sapevamo di farti un bel regalo. Ci avvicino allo stupro, cioè, occhio. E comunque sono ancora qui, sono qui in studio con noi, c'è Marcello che si è appostato vicino alla regia e abbiamo invece Antonello che continua a suonare ogni tanto e rallegrarci l'atmosfera. Io so però, Manu, che ci stanno scrivendo, sì, tantissimo. Cioè, a parte tutti i complimenti per i ragazzi che stanno veramente, sono tantissimi, hanno anche risposto alla nostra domanda, quindi che è che cosa rappresenta per te la musica? Qui ci sta dicendo Sara: io sto iniziando a suonare la chitarra e veramente ti regala un sacco di emozioni nuove che pian piano sto scoprendo. La musica mi sta dando ci vogliono gli occhiali. È diviso in due, no? È diviso in due il messaggio. È in due trans. Ok. Quello che esprime la musica. O sei tu che vedi doppio, no? Forse sono io che vedo doppio perché qui dentro, sì, è vero, girano alcolici. Lo diciamo. Non è vero, no, non si dice. No. Solo acqua. Non è vero. Insomma, comunque il succo, il sunto era che la musica gli sta permettendo di dire quello che non riesce a dire a parole. Bello, complimenti. Brava Sara. Brava Sara. Ciao Sara, grazie che ci stai seguendo. E basta. C'è anche Filippo. Oh, Filippo, sei ancora sveglio, eccolo, Filippo. Eccolo. Sì. Che cosa dice? La musica per me rappresenta il treno che cambia ogni giorno per il viaggio della mia vita. Filippo. È anche poetico. Beh. Filippo, ma io ti voglio musica conoscere. Vieni qua. Vieni qui. Però ha ragione. Vieni, la musica se ci lo pensiamo trasporta. Ogni giorno, ogni stato d'animo ti porta una canzone diversa in testa. Non è mai sempre la stessa. È verissimo. Oppure ci sono quei momenti in cui ascolti quel CD 18 volte in macchina nella stessa giornata, che chi è in macchina con te non ne può più. È vero. E il giorno dopo magari passi a un genere completamente diverso e lo ascolti solo una volta. Cioè la musica è veramente varia. È verissimo. Bene, e dato che la musica è varia, adesso dobbiamo cambiare proprio argomento invece. Perché noi siamo vari qui a Happiness. Beh, in realtà non è proprio così, perché ci siamo noi. È vero, sì. La musica è anche la mia vita in realtà, quindi. Ah, giusto, cioè, ok. No, poi è vero. Adesso è un momento però plateale, Elisa.
qui a Happiness tutti i giovedì sera, dico tutti i giovedì sera, solo a Happiness abbiamo un momento veramente universale. Se lo vuoi segnare sul tuo blog, sì, ok, sì, faccio un post. Perché questa sera partecipi anche tu, quindi veramente in diretta è una cosa importantissima. Ellie, spiegaci tu che cosa facciamo. Beh, in realtà su tante proposte che ci sono state fatte abbiamo accettato quella di Albi di presentare i nostri trailer di VoiceOver Production solamente a C100. È stato un lavoro, sono sempre lavori molto duri, molto lunghi, anche perché abbiamo problemi di budget, ma questo non ci scoraggia. Tutto ciò che vedrai comunque può essere visto nei peggiori cinema, perché nei migliori, come sappiamo tutti, ci riescono ad arrivare tutti. Sì, infatti, esatto. Cioè c'è il cinepanettone, rendiamoci esatto. conto di questa cosa, quindi cioè, non possiamo essere di fianco al cinepanettone. Dici, ma dove non va nessuno? Noi li riempiamo. Esatto. E come poi i cinema quelli francesi, avete presente? Sì, dove di ci vanno solo due persone alla volta. Con quei film di nicchia stupendi. Ancora di più. Più d'élite. Cioè, allora, proprio... adesso, per capire un po' meglio di che cosa parleremo tra poco, ci guardiamo il video di presentazione di Voice Over Production. Solo nei peggiori cinema. Perché questo è tutto ciò che vedrai tu questa sera, Elisa. Perché bene. In realtà adesso noi ascolteremo un trailer. Ok, sono pronta. Un trailer perché abbiamo l'opportunità appunto di avere questa anticipazione. Esatto. Ascoltiamo il trailer di questo film che poi potremo vedere nelle sale. Siamo pronti in regia con il trailer? Okay. Ascoltiamolo. Un film che la Smemoranda ha definito indimenticabile. Un film che ha sostituito il calendario di Frate Indovino. Un film che va incastrato tra un impegno e l'altro. John era un ragazzo come tanti. Amava uscire, suonare, cantare e disegnare. Fare l'attore, giocare a calcetto, biliardino, stecca, giocare a burracco, scala 40, briscola, amava cucinare, eccetera, eccetera, eccetera. John aveva un sacco di impegni. Mo no, l'ape con l'Albi, mi sono dimenticato ancora. Adesso la chiamo, va là. Ciao John, sono le 22 in Italia e tu non sei ancora arrivato per l'ape. Questo non è molto happiness. Oh Albi, scusa, veramente, ho troppi impegni, mi dimentico tutto. Facciamo domani, ok? John aveva un problema, ma... ma non ricordo quale. Dai, adesso mi scrivo dell'app sul cell così che mi ricordo. Oh, guarda che c'è Ellie. Fante. Ellie, ciao, scusa, volevo chiederti una cosa. Dimmi, sì, sì, sono libera. Ascolta, domani mi devo vedere con l'Albi per l'ape. Mi puoi dire qualcosa un'ora prima? Tipo, mandami un messaggio, così che mi ricordo. Ah, per l'Albi. Vabbè. John si fece prendere la mano. Ascolta, Ellie, martedì sei fuori a cena? No, perché? Perché io sì. Ricordamelo in mattinata, per favore. E... come si chiamava quel film che volevi andare a vedere? Lo Hobbit. Ecco, proprio quello lì. Con chi posso andarlo a vedere mercoledì? Io sono libera. Hai ragione, ricordami di chiamare Carl e ricordami anche di prenotare i posti al White Park. Venerdì hai impegni? No, no, sono liberissima. Ecco, allora ricordami che devo fare l'ape con tutti gli altri, quello del 21. Ma vengo anche io.
Ma no, Ellie, il bar è piccolino, secondo me non ci stai. Ellie non poteva più sopportare tutto questo. Scusa, John, ti sembra logico che io venga usata solo per i tuoi comodi? Beh, dai Ellie, per cos'altro potresti servire? Per cosa posso servire? Per un sacco di cose. Cosa sono io? Cosa sono io? Io sono l'agenda. Nelle migliori cartolerie. Grande, grande prestazione. Abbiamo qui gli attori ufficiali di questo trailer, di questo film. Abbiamo sì. John, com'è stato interpretare questo ruolo? Guarda, facilissimo, devo dirti la verità, è stato veramente facile perché comunque Ellie, cioè, secondo me, io vorrei tanto che fosse la mia agenda, solo che lei non vuole, vuole sempre. Svegliamo un segreto, in realtà il nostro regista mi usa spesso veramente come agenda, ecco, quindi io sono l'agenda veramente. Abbiamo dimenticato di dire tratto da una storia vera. Esatto, e Ellie, ovviamente spieghiamolo, perché Ellie, che è l'attrice in questo caso, presta la voce a questo personaggio Ellie Fante che abbiamo in tutti questi esatto. film, ormai abbiamo creato una storia. Ecco che il regista mi dice di inquadrarla, non so Albi, se sto volevo farti bene. Notare, solo sì. per un piccolo problema proprio... Di peso? Ma proprio ma piccolo, appena sì, di sovrappeso, sì, certo. E poi secondo me la sciarpa rosa, me lo può confermare la nostra fashion blogger, che la ingrassa leggermente. Ma poi non l'hanno presa l'aperitivo perché sostenevano occupasse tutto il bar. Chiaro. Ti rendi secondo conto? Me se mette una sciarpa nera non si vede più niente. Eh no, nero snellisce. Quei 300 kg svaniscono proprio puff. Insomma... Il regista cosa ci dice? Com'è stato fare questo film? No, il regista non ci dice nulla questa però... sera. Sentiremo poco la sua voce, ma non è un problema in questo momento. Noi ti vediamo e ti sentiamo presente. Eccolo! Ecco. Allora, cara regia, com'è Dica. Stato fare Aspetta produrre che questo intanto film? Intanto c'è un problema lì, ok, mi piaccio di più. Ecco, bravo, che ti aggiusti le telecamere per risultare più bello. Io posso fare anche questo, io posso. Tu puoi. Sì. Dicevi, non ti ho ascoltato. E com'è stato fare, realizzare e produrre questo film? Ma non lo so, io chiedevo a Ellie scriveva e teneva gli appunti lei. E teneva gli appunti lei perché Ellie è l'agenda, ovviamente. Anzi, se volete scrivermi, tengo anche i vostri impegni. Bene, ovviamente si paga perché certo. giusto. Anche perché dobbiamo finanziare il prossimo esatto. trailer. Certo. Esatto. Quando questo uscirà? Sarà in uscita ecco. il 31, attenzione, 31 aprile. 31 aprile, okay. Mi raccomando, segnate sull'agenda, quindi inviate i vostri esatto. impegni per il 31 aprile alla nostra agenda e andate tutti nei peggiori cinema a livello universale a vedere questo famosissimo film. A questo punto chiedo alla regia, quale video preferisci mandare? Quello che preferisco? Bene? Allora ci ascoltiamo e ci guardiamo gli Uberphonic con Human Interest. E che puntatone questa sera di happiness. Allora, dobbiamo stringere un po' tutti i tempi, ma adesso è un tempo di happiness molto importante, ragazzi, perché è il momento della rubrica passo dopo passo con la nostra mitica personal coach, Buonasera. Lisa. Ciao Lisa. Ciao Lisa. Noi siamo prontissimi per allenarci, assolutamente. Okay. E la prima cosa che diciamo ovviamente è, per chi ancora non sa magari che cos'è il coaching, non sa di che cosa parliamo in questa rubrica, potete andare amici a casa sul nostro sito www.happinessonair.it dove ci sono le rubriche, c'è la rubrica passo dopo passo e all'interno è spiegato che cos'è il coaching. Esatto. E che all'interno di questa rubrica diamo qualche spunto, qualche riflessione. Esatto, per migliorarci, posso... Per migliorarci, per crescere. Per crescere, ovviamente. Per essere felici. Per essere felici bene. Perché siamo a happiness. Esatto. Come stai, Lisa? Bene, sto bene. Sì, sì, quando sì. sei qua entri nel clima... happiness. Sì, sì. Allora, come ci commenti la frase della serata che è la felicità per me è... Vivere di musica. Bellissimo.
La musica talvolta è chiamata anche il linguaggio delle emozioni. Mm. E infatti una delle caratteristiche primarie della musica è proprio quella di evocare ed esprimere emozioni. Gli studi ci dimostrano che chi ascolta musica spesso lo fa per connettersi con le proprie emozioni oppure per cambiare il proprio stato emotivo, quindi per caricarsi, per consolarsi, per rilassarsi. Infatti guarda, voi con che scopo lo fate? Ecco, infatti abbiamo dei baci che ti stanno arrivando dal pubblico, e il pubblico è fatto da "I siamo solo noi" che sono rimasti qui con noi questa sera, fanno il tifo. E fanno il tifo per quello che stai dicendo. Infatti prima abbiamo parlato proprio della musica legato alle emozioni, alle sensazioni. Manu, vuoi rispondere tu? Voi con che scopo ascoltate musica? Beh, io l'ho detto anche prima, cioè per me è proprio uno scopo per distaccarmi un attimo, cioè, okay. E poi vabbè, dopo le molteplici sensazioni che ti dà qualsiasi cosa, cioè qualsiasi pezzo, insomma. Ognuno il suo, ognuno la sua. Ognuno il suo, sì. Esatto. Io, esatto, guarda, ognuno a suo modo. In particolare la musica l'ascolto per caricarmi, quindi quando magari sono un po' in down, sì, anch'io spesso ascolto la musica perché poi mi carico, e soprattutto quando faccio la playlist di Happiness, sì. Io mi carico tantissimo. Perché fai una playlist? Circa. Giovanni ha questa battuta pungente. Sì, perché è arrabbiato, perché io gli mando la scaletta in ritardo, lo saluto tardi, però stasera ti sto trattando bene, vero? Sì, grazie. Giuro che i miei testi entro il martedì arrivano. Perdonala un po'. Insomma, ho tanto da fare. Qui a 600 siamo sempre in movimento. Può ascoltare un po' di musica per rilassarsi. Ecco, cioè, ecco. La musica ha anche effetti benefici sulla salute. Pensiamo per esempio alla musicoterapia, che viene utilizzata anche con pazienti per calmarli, per alleviare il dolore, per rilassare il tono muscolare. Ci sono tanti scopi che ha la musica. Al congresso di Montreal ho trovato una cosa curiosa. Sentiamo. Al congresso di neuroscienze e musica, un gruppo di scienziati ha portato uno studio che prova che fare e comporre musica aiuta il cervello, permettendogli di essere più elastico, reattivo ed efficiente. Hai capito? E quindi accresce la capacità di risolvere problemi. Ecco, gli siamo solo noi, stanno dicendo, noi. Siamo proprio noi. Esatto. Ho parlato di intelligenza. Esatto. Non accresce l'intelligenza, ma proprio la capacità di risolvere problemi. Quindi curioso. Cavolo. Però, problem solving attraverso la musica. Bella questa cosa. Se ci pensiamo, la natura ha un ritmo, il ritmo delle stagioni. Noi stessi, il corpo un ritmo, pensiamo al battito del cuore. Ogni respiro ci sono 4 battiti cardiaci, lo sapevate? No. Esatto. Quindi la musica è tutta intorno a noi e dentro di noi. Bellissimo. E ho portato un video. Oh, la Lisa ha portato un video, la coach. Un altro video, sì. Ce lo guardiamo. Sì. La senti? La musica. Io la sento dappertutto. Nel vento. Nell'aria. Nella luce. È intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima. Non bisogna fare altro che ascoltare. Bellissimo.
È il film La musica nel cuore. La musica intorno a noi, con questo, sì, con questo clima, veramente bellissimo. Grazie. È un bambino che attraverso la musica ritrova i suoi genitori. E so che questo film, tra l'altro, è uno dei film da, esatto, cui hai tratto la prima citazione, sì, della prima serata. Citazione di stasera. Che dice? Non devi mollare la musica, qualsiasi cosa succeda, perché quando stai male è l'unico posto in cui puoi scappare ed essere libero. È un mondo a parte, sì, dove creiamo esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. In, sì, quel momento. Gli stati depotenzianti non ci permettono di ottenere tutto ciò che potremmo ottenere. Quindi uno stato potenziante ci permette di ottenere il meglio di noi stessi. Ed è importante sapere accedere a questi stati che ci danno potenza a comando. Comandiamoci. Cosa fai tu per ritrovare te stesso quando sei in uno stato emotivo che non vuoi? È importante avere delle strategie per poter accedere. Cosa fate voi per ritrovare voi stessi quando ne avete bisogno, per esempio? Guarda, io ce l'ho. Io ce l'ho. Quando devo accedere al mio relax, io, sì, mi ricordo, lo so, può essere retorico, ma io mi ricordo di quando ero alle Maldive, perché è stata la prima volta, l'ho già detto in puntata, ma è per me importante, perché, sì, io mi ricordo questo mare turchese che vedevo dal terrazzo e sopra c'erano queste piante, questi alberi verdi, c'era un colore strepitoso che non si capiva dove finiva il mare e dove iniziava la natura. E si sentiva solo, unicamente, il rumore, barra, la musica della natura. E io lì mi sono sentita viva. E quindi tutte le volte che ho bisogno di ricaricarmi un po', io mi ricordo. Pensi a quello. Sì, vado alle Maldive. Esatto. Dietro l'angolo. Ci vado solo, sì, con la mente, però. È un viaggio anche quello. È un viaggio anche quello. Un bel viaggio, aiutato a volte con delle sostanze, ancora proprio più. Non è quel tipo di viaggio, però. Ma comunque. E Lisa, poi so che c'è un'altra citazione questa sera. Sì, dal film Ascolta il tuo cuore. La musica è potente, una canzone può cambiarti l'umore, far riaffiorare un ricordo, una canzone può cambiarti la vita. Ci sono canzoni, appunto, che ci ricorderanno un'estate precisa per sempre, o un evento per, vero, sempre, o una festa per anni. Bandler e Grinder, due nostri amici, nostri amici che parlano molto di coaching, ecco, di programmazione neurolinguistica, sì, soprattutto, hanno dato il nome di ancoraggio a questo processo attraverso il quale possiamo richiamare gli stati emotivi a comando. Quindi gli stati emotivi che vogliamo avere li possiamo richiamare attraverso delle ancore, che sono appunto suoni, quindi musica, visto che stasera parliamo di musica, immagini, ci parlavi dei colori prima, della natura, gusti, profumi, gesti, tocchi, tutto ciò che ci innesca in noi una risposta emotiva automatica. Cavolo, bello, bello, perché è importante sapere, secondo che me, possiamo usarlo. Che possiamo usarli, sì, possiamo, sì, attivare, esatto, questi pulsantini, faccio, dentro di noi, esatto, e quando, esatto, ne abbiamo bisogno accederci, esatto, così io miglioriamo lo stato. Io lo faccio non solo per rievocare emozioni, ma quando provo delle emozioni forti o delle, esatto, giornate bellissime, sì, mi metto ad ascoltare musica perché so che poi collegherò quella canzone, fantastico, a quel momento. Stai creando un ancoraggio così? Sì, sì. Crei, sì, tu l'ancora. Vedi che siamo bravi, Lisa. Ma noi bravissimi, ci alleniamo tantissimo. Fantastico, lo so io. Anche quando non lo sappiamo che ci, sì, stiamo allenando. Inconsciamente. Ma infatti però, queste sono, esatto, strategie che sono state studiate su chi lo faceva naturalmente. Bello. Sì. Allora Lisa, sì, noi torniamo con te tra poco per l'esercizio, perché ovviamente questa, sì, è una palestra, sì, con i fiocchi. Adesso ci guardiamo il video e ascoltiamo Cupid. Sempre qui in diretta a Happiness su C100, www.cu.tv, dagli studi di Open Factory, e noi stiamo imparando a stare meglio, stiamo imparando a migliorarci, ed è il momento in cui solitamente ci alleniamo tantissimo, con la nostra personal coach all'interno della rubrica passo dopo passo. Flessioni, ecco, addominali. Vedi, abbiamo qui Manu ed Elisa che si stanno già esercitando. Esatto. Lisa, sì, un siamo esercizio pronti? Semplice. Dai, facciamo l'esercizio. Semplice e veloce. Ok, vediamo. Okay, abbiamo, pronti, parlato di ancore. Quindi ciò che decidi di pensare durante la tua giornata ti permette di avere stati emotivi coerenti con quello che pensi. Quindi usiamo a comando le nostre ancore e facciamoci una
un'idea o una lista o un disegno, o segnatevi, comunque appuntatevi quelle che sono le vostre ancore, i vostri ancoraggi, cioè gli stimoli che sono immagini, suoni, quindi musiche, parole, tocchi, gesti che ci danno potenza, energia, carica, che ci fanno rilassare, perché li possiamo pensare, fare e quindi star bene durante la nostra giornata. Che bello, che bello, sì. Bisogna allenarsi tanto. Le ancore sono uno strumento potentissimo e sono molto più semplici di quanto uno possa pensare, perché ne abbiamo in automatico tutti. Bisogna solo ricordarsi di attivarle e farle partire. Esatto, sì. Sembra facile, poi sai. Sembra facile e lo è. E lo è, Io devo dire che è facilissimo. Sembra facile e lo è. Amici a casa, tutti attivate le vostre ancore. Esatto. E se avete dei dubbi andate sul sito happinessonair.it dove trovate tutti i riferimenti della nostra Lisa, così potete contattarla per capire meglio nello specifico di che cosa si tratta. Esatto. Avete capito? Sì. Il più è capire quali sono le ancore, forse, esatto, no? Esatto, sì. Quando ti trovi in un bello stato emotivo o sai che pensando a quella cosa ti senti così, tac, quella lo è. Tac, esatto. Tac. Ci sono anche quelle depotenzianti, ma quelle non ci interessano. Va bene. Ok. Sì. Bene, bene. Allora, come sempre... Purtroppo questa sera dobbiamo stringere velocemente, quindi saltiamo un po' di cose. Intanto grazie a Lisa. Grazie a voi. Lisa Gozzi, personal coach. Sì. Sul sito ci sono i riferimenti, ma ti possono scrivere se vuoi dire la tua email. gozzi.lisa@gmail.com. E poi ti trovano anche su Facebook come Lisa Gozzi. Perfetto. Anche questa sera abbiamo parlato di felicità. La felicità per me è vivere di musica, perché in fondo la musica, abbiamo detto, può scatenare delle emozioni, delle sensazioni con le quali possiamo vivere. Vivere di musica può voler dire soltanto ascoltarla, oppure può voler dire comporla, crearla e quindi trasformarla in un'attività, in una passione che diventa reale. Ne abbiamo parlato con, se vogliono venire qui con me, con i Dai ragazzi, su, noi. Su, su! Si erano già arenati, erano già stavano... Ecco, si erano già rilassati sui divanetti. Invece ringrazio tantissimo Marcello Chiumiello e Antonello Greco che ci hanno tenuto compagnia in questa bellissima serata di Happiness. Grazie. E abbiamo messo un tocco di fashion nella musica questa sera, perché abbiamo avuto con noi Elisa Bersani. Grazie, fashion blogger. The Gummy Suite, un programma che inizia su C100 da... martedì 19 esatto. di marzo, insieme ad Aldo, che è in regia e sta facendo il dito yes, ok, sì. Eccolo. Perfetto, martedì 19 dalle 19.15. Vi aspetto, The Gummy Suite. Bene. E poi, ovviamente, abbiamo parlato, quindi possiamo dirlo, di musica e di stile, che possono essere le parole chiave di questa sera. Che c'è da dire? Se solo potessi avere una vita di sensazioni invece di una vita di pensieri. E questo è John Keats. Quasi quasi era come se mi fossi immaginata già tutta la serata. Esatto. Perché questa frase l'avevo è messa perfetta. Lì ed è, devo dire che ci sta abbastanza bene. Allora ringraziamo in regia Giovanni, il nostro fantasticissimissimo regista. Issimissimo. Grazie caro. Come sei dolce questa sera. Sono dolce, lo so. Vedrai quando ti arriva la prossima scaletta. Perché la sto mandando sempre più tardi. Scherzavo, stavo scherzando. Ecco. Lunedì avrai la scaletta nella email. A volte arriveranno venerdì. Ringraziamo i nostri fotografi Larry e Lucio, che sono qui con noi, ci tengono sempre in compagnia e fanno delle foto bellissime che noi postiamo su Facebook, Instagram, ovunque. La nostra Ellie, vieni qui con noi, Ellie. Ciao, grazie, buonanotte a tutti, direi. Ovviamente non era pronta, ma noi a noi piace improvvisare, ci hanno insegnato i nostri amici Siamo Solo Noi. Ringraziamo Manu. Ciao, ciao a tutti, buonanotte, grazie a tutti perché oggi è stata una puntata veramente sentita e poi ci avete seguito in tantissimi, quindi... Grazie. Grazie amici che ci ascoltate. Un saluto a Pedro che è a casa questa sera, ma noi ti abbiamo sentito qui con noi. Di nuovo auguri ad Anna che sta festeggiando con Stefano Giorgi, che è il presidente di Open Factory, quindi ricordiamolo. E dato che
questa sera abbiamo anche parlato che la felicità può essere desiderare esattamente ciò che hai, ogni tanto dovremmo ricordarci forse di dire più spesso grazie per quello che abbiamo. E quindi chiudiamo questa sera di Happiness, ci ritroviamo la prossima settimana, giovedì alle 21.30 su See You, sul canale 4 600, e adesso ci ascoltiamo Thank You di Alanis Morissette. Buonanotte! Buonanotte! Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.